Finché la barca va, Merry Merry Christmas, finché la barca va, Merry Merry Christmas, finché la barca va, Merry Merry Christmas, finché la barca va. Ho sbagliato il volo qua. Buongiorno amici, buongiorno, oggi abbiamo avuto una disavventura al nostro baretto. Guardate la serranda, la Sara Cinesca, la famosa Sara Cinesca. Ok. Questo sto rumore, vai, fai. Perché dopo c'è la frustata, che a parte fa così. Fai con la testa all'indietro quando arrivo. Quando arrivo qua tu vai indietro. Tipo cinema, guarda. Vai. Ma non dormite mai! No! Cipolino! Come stai? Non ti dorme mai, non ti dorme mai, non ti dorme mai! Come stai? Ma quando è che mi chiamate a me per un film di Natale? Mai mi chiamate. Ancora, ancora, Fiora! Oh. Guardate chi c'è, ragazzi! Ci sono i neri per caso e i neri parenti! Allora, come stai? Per bene? Siete già in onda, eh? Ah, ciao allora. Allora, ciao. Agonia, ma tu lo vedi Agonia? C'è problema. Ma non ci credo! Sei famoso! Cioè lui è Massimo Boldi! Ma il sabato mi vedi a Dore Cialculpo. Ah sì, che lui è nella sigla di Dore Cialculpo. Sì. Perché la sua specialità è Dore Cialculpo. A lui è quello che fa culpo. Cipollino, cos'hai? Non hai più neanche reazioni! No, mai andato! Niente, non si è mosso! Ma tu di che segno sei? Fammi ta-ta-ta-ta-ta, lo so che però quello fai te. Ma c'è il finale. E c'è? Dolore! Neri parenti, ragazzi. No! Oh. Sai che tanti ti conoscono il nome della scritta? Neri parenti, se è vero. Questa è una fortuna, perché quando c'è da fare le promozioni, io mando un altro. Certo, invece Neri parenti. Neri parenti, eccolo qua. Ecco qua, adesso non posso più mandare nessuno. Quale segno sei? Cancro. Aia. Ah, andiamo d'accordo allora, perché sono Leone. Parliamo di questo caso, Pio e Amedeo. Io riconosco Pio e Amedeo. La Marianna Pio, ciao Pio, ciao Amedeo. Marianna Rodriguez. E chi è Marianna? Rodriguez sempre, però non è. Non è Belen. È un altro, non è Belen. Non è Belen. Poi questo qui. Vabbè, Salemme, Pintus bravo. Pintus è un emergente, ragazzi. Molto bravo. Forte. Molto bravo. Molto Pintus, bravo. Ragazzi, il futuro del varietà. No, della cinema. Io lo conosco da. Da Pischelletto. Devo dire Pischelletto è molto amato dai giovani, tra l'altro. Vabbè, Salemme, Memphis, chi è questo cappello? Cipollone. Vanessa Esler, quella dell'hotel? No. Poi Gigi Proietti. Gigi Proietti, che vogliamo dire? Tagliamoci il cappello. Tagliamoci il cappello. Mi ricordo nei villaggi quando facevo l'animatore, uno magari si atteggiava sul palco a fare una cosa da teatrante. Ah, cos'era? Ma chi sei? Gigi Proietti? No, ma qualcosa raccontatecela però. Io sono il ragionier Ravagliati di Milano. Sono un tipografo milanese che ha ereditato la tipografia da avi, nonni, zii, eccetera. E che stampa tutte le immagini del Papa del Vaticano. Come esclusiva del Papa? Ah, cioè, delle foto che si mettono nelle parrocchie. Ti puoi immaginare. Allora vengo chiamato. Come mente contorta, pensato come personaggio di pensare a quello che fa. No, perché lui a un certo punto viene a sapere che Papa Bergoglio vuole farsi crescere la barba. Allora immagina per lui un futuro. Sarà un radioso, perché devi rifare tutte le foto. Esatto. Però il suo oroscopo dice che nella stessa giornata subirà un taglio letale. Un taglio letale. E quale sarà? Essendo lui ipocondriaco. Quindi un piccolo taglio, lui lo prende per un taglio letale e comincia questo viaggio. Una maratona di disgrazie. Gigi invece, Gigi che fa Gigi? Gigi è un avvocato cattivissimo, fecondo. Ghedini! Fecondo l'avvocato Ghedini, quindi abituato a difendere i potenti contro i poveri. Un giorno, per una serie di incidenti, sbatte la testa, perde la memoria.
proprio il giorno in cui ha tre cause importantissime, siccome ha perso la memoria, praticamente manda in galera tutti i suoi non volente, fa giustizia. Senti, invece la curiosità, Pintus, che gli fate fare? Che gli avete allora, fatto Pintus fare? Pintus è un vestito da carabiniere. Sì, perché è l'assistente di Salemme, che è un toro gelosissimo, anch'io toro. 16 maggio. 26 aprile. E gelosissimo della figlia, che è un adolescente, e quindi usa praticamente tutti gli strumenti dell'arma per seguirla, monitorarla, per fargli mandare via. È come me, cioè, sarà come me quando mia figlia una delle due. Una già, Olivia è già andata, già passata a 21 anni, ora mi tocca l'altra che ha 9 anni. Quindi convoca i fidanzati, gli mette paura. Guarda, mi sembra un ruolo scritto per me. E qui non ci sono io, non produco. No, vuoi che l'anno scorso mi sono disfatto di Neri Parenti e Cristian De Sica, quest'anno mi sono messo a pensare a una nuova alternativa. Dille che è un'alternativa un po' di sinistra. Beh, sì, meglio. Poi costa, se spende meno anche. Forza che ci siamo, forza ragazzi. Vai! Uno, via! Roma di Lanni, c'è ancora un gruppo di amici, ma non li beccano mai. Ai 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 ai, saranno mica i vicini, cambiano sempre motora, girando per Roma, mi sa so invisibile. Ma che invisibili! Per di Guidoni con Dopo Giorno! State! Mi sento ancora della Laurenti! Sì, prenderò per Natale! Natale a Guidonia con voi lo fai! Ma non c'è quel simpatico, come si chiamava? Meloccaro! Avevo portato con me la mazza da baseball! Tra l'altro è in alluminio! Fatemi il numero! Sono Aurelio De Laurentiis, caro Meloccaro, come stai? Ma che gioia sentirti, ma sai che qui sentivamo tutti la tua mancanza? Beh, lo capisco Meloccaro, vabbè certo, per convivere con un cognome del genere non è facile, Paolo, cosa ha detto? Io sarei maleducato? No. Guardi che meglio essere maleducato che Meloccaro. Io lo posso... Ma poverino, il cazzo! Ladies and gentlemen! Ah no, sbagliato, scusate! Il mio amico Charlie! Babbo, ma che idea c'hai? Ma il che cazzo parla? Avete sentito di questa statua rubata al Museo di Arte Moderna? È stato rubato il bambino malato, questa cosa meravigliosa che se io veramente volevo andare io a rubarla, perché mi piace talmente tanto, mi metto così di buon umore il bambino malato, lo metterei a casa sul comodino così ogni volta che mi sveglio la mattina dice guarda che bel medardo. Buongiorno signor ladro, ci dica come sono andati i fatti. Allora, chiaramente, intendo mantenere l'anonimato, volevo farmi un bel regalo, mi sono infilato la tuta dei diavoli con delle mani gigantesche, ho pensato uno su mille ce la fa, ho afferrato la testa e me la sono data a gambe, tra l'altro andava a 100 l'ora per vedere. Che idee tu c'hai? Come cazzo si dice in toscano? Cazzo ne so. È il momento di parlare del nostro film di Natale, amici. Ma tu di che segno sei? E chi c'è qui con noi? C'è Massimo Boldi e Neri Parenti. Ma che bella. Buongiorno Cipollino. Ciao ragazzi, come va? Ma che bella giornata. Hai visto? E da tanto lui non vedeva l'ora, Massimo Boldi, svegliarsi alle 6:30 e arrivare qui nel nostro baretto. Ma mi sono svegliato prima, alle 4:15. Però se non fosse stato per Neri Parenti, che direttamente lo prendevi, lo svegliavi, lo portavi qui, non sarebbe stato. Io proprio non ho dormito, sono venuto direttamente per una serata. Hai fatto il come si dice, il drittone. Allora, di che segno sei? Con un cast pazzesco, cominciamo a dire, Pio Amedeo, la signorina Maria.
Diana Rodriguez, Angelo Pintus, poi che abbiamo Ricky Memphis, Gigi Proietti, Vincenzo Salem, Vanessa Hasler e Paolo Fox. Ah, c'è pure Paolo Fox. Sì, che recita. Recita? Dai, per la prima recita, volta. Hai avuto difficoltà a farlo recitare, caro Neri? No. No? Ma è bravissimo, dai. Dopo domani, giovedì 11, in tutte le sale di tutto il paese, isole comprese, uscirà che segno, ma tu di che segno sei, diretto da Neri Parenti, una prima eccezionale. Però Aurelio, io non posso venire. Stavolta non vi ho prodotti, scusate, Aurelio, bisogna cambiare. Aurelio, secondo me giovedì alle 3 sta davanti al cinema italiano. Questo è Neri Parenti che imita Aurelio De Laurentiis. Allora ringraziamo Massimo Boldi e Neri Parenti. Ciao, grazie a voi. Ricordiamo, giorno 11, esce nelle sale, ma tu di che segno sei? Io sono del Toro. Tu? Toro. Leone. Sei Leone, Massimo. Sì. Bestia, che ciao, fuori programma! No, Laura Morante no! Laura Morante no! Perché questa mattina hai preso il taxi? Non dirmi perché abbiamo la macchina. Laura, non l'hai mai presa. Dobbiamo finire il programma. C'è la sigla. Devo finire. C'è la sigla. È finito. Ci vediamo domani. No, non è così! Finale? Col finale, vai. Dall'area!